Siamo rinati a vita nuova, siamo pronti ad accogliere, a comprendere, a vivere della parola e dei mezzi con i quali il Signore garantisce la forza del nostro impegno, della nostra fedeltà. Il mezzo forte è proprio l'Eucaristia. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Noi ci siamo abituati al grande miracolo che ogni giorno il Signore compie per noi. La sua parola, una parola che quando risuona opera sempre ciò che annunzia, e soprattutto il pane di vita. Diventa quasi un'abitudine, ci deve essere tutto un impegno per sentire questi due doni, parola e pane, come nuovi ogni volta che li riceviamo, capaci di compiere tutto il miracolo che essi contengono, trasformarci, rinnovarci, renderci capaci di testimoniare con coraggio, senza paure e con un impegno che ogni giorno si rinnova. E questo impegno lo dobbiamo rinnovare qui, all'altare del Signore, quando diciamo il nostro sì alla parola e quando, anche se indegni, il Signore si fa nostro cibo.